yes, raga. Che Marshall che c'ho qui. Già, guarda qua cosa. C'ho un trattore. Oh madonna ragazzi, cosa mai ci sarà in questo paccone gigante? È appena arrivato il corriere, cacchio, me l'ha scaricato lì davanti. Ho dovuto trascinarlo. Ok, allora, buongiorno da Pietro Evi. Qua siamo con Paolo. Ciao. Abbiamo tutti e due la barba, vabbè. Oggi cosa abbiamo qua? Direttamente da Castelvetrano, Simone dalla Sicilia ci ha finalmente inviato un pacco, nonché l'amplificatore, che avevate visto già nel video della vacanza. Cioè, tipo, vabbè, io ho visto che non è in vacanza così, diciamo, guardando vari annunci così, ho visto questo amplificatore qua, visto che Paolo lo stava, cioè, già lo cercava. E niente, alla fine, cioè, diciamo che l'ho preso, cioè, chi è che compra? Chi è che va in vacanza? Vabbè, comunque lasciamo perdere. C'era una canzone, ho fatto le due tonne a te. Cioè, io non lo so. Invece tu hai fatto, parto da solo e trovo qualche figata. Le pazzie. Comunque, dopo la bellezza di mesi e mesi. Agosto, settembre, fino a due mesi e mezzo. Diciamo fino a ottobre, metà agosto, 2 mesi e mezzo. Comunque, andiamo a prendere il taglierino. Vuoi spacchettare tu? Oddio, mica, uguale identico pure il pezzo qua di quello che ho lavoro. Perché questo è il taglierino. Qua ci sarà la canzoncina. L'ha portato tipo come un bancale sotto, solo che il retro del bancale si è rotto. Vabbè, alla fine niente. Vediamo l'imballaggio. La forbice, prendi la forbice. Ok, allora qua la per la gola. Attenzione, qua ci sono altri dati di altre cose. Comunque questa qua è la testata che l'hanno messa al contrario. Quindi minchia, cacchi, i cavi non li staccavano, vabbè, lasciamo perdere. Ah no, aspetta, lasciamolo qua perché quello che mi ha venduto l'amplificatore, che si chiama Antonio, magari sta pure vedendo questo video, mi ha detto che appunto bisogna attaccarlo da una parte e non dall'altra, quindi per adesso lasciamolo attaccare lì. Non è la testata, quello lì è il pedalino. Tagliarla a un angolo. Ha detto che dietro c'è la pesca. Minchia, guardate il bancaletto tutto distrutto. Comunque, i messaggi. Allora, qua c'è la testata. Se potete vedere bene, tienila tu, che vuoi bunkare. Dove la metto? Lì. La cassa, aspetta, quale cavo ho staccato? Sì, era questo. Poi c'è il pedalino, qua c'è il cavo dell'alimentazione. Allora, diciamo che se tu guardi, cioè, perché questo qua mi sa che è stretto. Comunque l'amplificatore c'è, sta così. Niente raga, questo è l'amplificatore, se magari ti sposti. Questo qua è l'ampli. 1, 2, 3, stella. Si è nascosto. 1, 2, 3, stella. Il modello è un, vabbè, Marshall MA50H, che in pratica è un amplificatore valvolare. Cosa che io, cioè, le valvole me le sono portate io, appunto,
cioè abbiamo previsto, visto che noi dovevamo spedirlo, le... intanto Paolo si è perso, il nostro cavo. Qua è il buco. Che le valvole le ho portate, cioè me ne sono portate io in un pacchettino. Ha due canali, quello pulito, il clean e l'overdrive. Poi qua ci sono i vari pulsantini. Qua c'è un... minchia, attivo, Simone l'ha lasciato. Qua c'è un, il pulsantino del boost. Qua per switchare il canale. Questi sono i due classici... le due classiche accensioni, quella per... aspettare che si scaldino le valvole. Poi diciamo, vabbè, dietro, allora qua c'è la presenza, risonanza, riverbero dei vari, diciamo, cioè di questi effetti che ha integrato. Vabbè, però sono questi ovviamente. E sul retro, allora sul retro troviamo due attacchi da 8 per attaccare sto cavo qua che collega la cassa 8M alla testata, è uno da 16. Poi c'è un'entrata con scritto foot switch che penso che sia il pedalino. Pedalino, quello che abbiamo messo da qualche parte, quello là. E poi un'entrata con scritto return e l'altra con scritto send, che serve per attaccare le pedaliere. Dovrebbe essere, sì, dovrebbe essere. Adesso ci informiamo. Perché... e poi il bypass loop, che è un tastino. Come serve? Non lo so. Comunque sulla cassa in pratica va in mono perché c'è un cavo jack solo, perché se le entrate le due entrate da 8M sono due, e nella cassa ci sono due entrate left e right, presumo che appunto, cioè, bisogna avere due cavi per collegarli stereo almeno. Quel che mi viene da pensare è questo. Comunque adesso dovremmo girare la testata, vabbè, così voi potete vedere. Andiamo ad aprire dietro e gli montiamo le valvole. Ok, intanto vado a prendere le valvole. Paolo vi intrattenerà un po'. Prego. Non mi cacciavite l'inizio ad aprire? Sì, sono... 1, 2, 3, 4. Una, 2, 3, 4. Birra, e mentre svito, dico che sta spesa non era prevista. È uno stronzo. Quella... sì, ma mica è un po' più grande, non va bene. Sì, vabbè, va bene. Cioè, diciamo che sì, io come ha detto prima Pietro, cioè, cercavo un amplificatore, però c'è una roba un po' più economica e più piccola. Poi vabbè, c'è stata sta cosa che l'abbiamo trovata in offerta, cioè, l'ha visto lui e voleva prenderlo, cioè, per lui. In quale occasione? Poi, cioè, visto che lui, cioè, di là c'era già quello... digitale, che vabbè, vabbè, digitale, però le valvole sono qua dentro, cioè, è bello. Giustamente mi ha detto, ma te, cioè, non ti interessa, e mi ha messo la pulce nell'orecchio. E vabbè, poi ne ho parlato con la mia compagna, visto che l'altro che avevo l'ho dovuto vendere perché quando il vecchio kiwi, quando qua dentro ho comprato casa non avevo spazio dove metterlo, e allora l'ho venduto. Vabbè, mo abbiamo cambiato casa e allora mi fa, visto che l'altro l'hai venduto, questo, cioè, questo quadro lo regalo io. E quindi è il motivo per cui è arrivato qua. Comunque guardate come sono messe. Nel frattempo siamo all'ultimo lite qua. Cosa? Siamo all'ultimo lite. Ok. Potrebbe cadere tutto da un momento all'altro. In diretta, questa è la valvola e sono due. Minchia. No, beh, no, ma qua stiamo come devi fare. Allora, qua sono queste. Sì, bisogna. Ok. Vanno qua praticamente. Ma queste lo so. Mi piace. Altre valvole. Piccole non le staccate. Perché sono piccole. Bisogna capire come cacchio attaccarle. Ah no, beh. C'è un cosino. Attaccala tu? No. Una? No. Allora. Lascio a te la responsabilità. Anche perché finché lo sono io non l'ho ancora attaccato. Il cosino è lì. Ok. Ma l'altra.
Sì, sono due. Sicuramente ci cioè, ho pensato. Minchia, questo è il trasformatore. Anzi, due. Ho pensato, questo è un 50 watt. Quindi, se fosse stata una testata da 100 watt, ne avrebbe avute 4. Queste qua sono le valvole L34, che minchia sono delle, cioè, delle valvole della Madonna. Vabbè, attacchiamo anche l'altra. Mamma mia, che paura. Ok, ora gli rimontiamo il suo coperchio. Minchia, odore di legno. Forza, è legna. Lo so, però strano. Di È solito nuovo. sanno di petrolio. Sì, perché... Quando compri di legni trattati, si vede che c'è un legno buono. Abbiamo perso una vite? No. L'altra sì, qua. Con le relative rondelle. Cioè le valvole sono state qua dentro in pratica. Assicuro. Cacciavite è molto ergonomico e funzionale, toh. Ovviamente. È certo. Ma è sempre così. Tipo io che cavalletto avevo? A 5 euro. Ok, allora ragazzi, direi che le valvole sono montate, quindi non ci resta che andarla a provare di là. In studio. Ok, diciamo che l'abbiamo attaccato, manca solo il jack, possiamo accenderlo. Il primo power. Ok, si è acceso, però non so se riuscite a vedere la lucina arancione. E poi si fa sapere quando è pronto. Cos'è un che si riscalda un piatto? È un piatto che si riscalda. Che va, cioè dopo va sul volume da solo. Non ti ricordi nel pibito? Minchia, sto jack, vabbè. Forse era meglio che lo attaccavo. No, vabbè. Guardiamo i volumi. Conoscendo Simone, vabbè, l'aveva messa al massimo, no, non è vero perché aveva paura anche lui. Comunque, il volume è a zero qua nel clean. Accendiamo l'altro power, però il volume è a zero, mi sa. Almeno l'altro dov'è? Minchia, al massimo. Sapevo io. Ok. Non era attaccato bene dietro. Qua siamo sul clean. Così clean a metà. Questo è clean. No, quello. Questo è. Prova a suonare. Qualsiasi.
Cioè con il crunch, cioè si può ottenere una buona sonorità, perché se tu alzi tutto il gain il suono si impasta. Che cazzo cambia, scusa? Cambia, perché quello è usurato. Allora, adesso, visto che c'è sta chitarra di Pirata Black, ovviamente vediamo come suona. Com'è che la fai tu di solito? Che posizione? Tutta bassa. Ma io lo so già come, cioè io lo sapevo già com'era. Cioè, devo dire le mie. Sì. Minchia, ma che? Cioè il suono esce croccante. Volete questo croccante su sto TikTok. Il calore, cioè si sente proprio. No, non solo di fornetto, no vabbè. Dietro, allora, cioè. Se tu metti la mano dietro si sente un po', è ovvio. Cioè, ma è. Poca roba. Vabbè, adesso l'abbiamo provato al massimo. Se non sbaglio, il Pivi ci aveva vinto anche. Vabbè, magari sono scelto. Vabbè, comunque, cioè, arrivando già non valvolare, che cioè, era il Pivi Classic 50, sono passati un po' di annetti, però cioè, per quello che mi ricordo, cioè, non aveva questo suono, quindi diciamo che sono soddisfatto. Sì, perché cioè, il pulito, vabbè, noi adesso l'abbiamo provato un po'. Cioè, un ah, non abbiamo provato il pedale, vabbè, la prossima volta. E in pratica il pedale ti switcha sì, dal, lo so, dal canale via. Sul PV non andava però. Ah, vabbè, qua se qui va. Il foot switch. Cioè io la chitarra. L'amplificatore l'avevo provato con la chitarra di. Cioè di Antonio. Vabbè. E. La chitarra? Ah, ok. E. Cioè, quindi sapevo già il suo suono. Michel, non so, a me mi ha colpito subito. Come pulito, cioè proprio si sente la brillantezza. Più alto il volume,
E meglio è, noi adesso siamo in uno stanzino 2 metri per 2, quindi ci rimbomba tutto, è troppo... Ma mi sa che anche nel video c'è... Mi sa di sì. Magari più avanti, non so, cioè potrei fare un confronto, cioè tra, visto che tipo adesso abbiamo, cioè, un valvolare, si potrebbe fare un confronto tra il suono valvolare e il suono digitale, solo che come lo registriamo? Vabbè, poi ci penseremo. Comunque, vabbè, volendo si può, potrebbe fare, ecco. Quindi niente, questo è tutto. Arrivederci a un prossimo video. La manetta è dietro. Ho paura. Mi lascia la manetta.